Adesso spostiamoci a Catania, andiamo a Librino, uno dei quartieri a rischio della città più degradati, al centro di una bella iniziativa che coinvolge tanti giovani e che invoca la bellezza. Ci racconta tutto Lucia Basso, vediamo insieme. Ecco una delle 500 bandiere realizzate dagli studenti di 50 scuole di Catania e provincia, ispirandosi alla Carta Costituzionale, un progetto voluto da Antonio Presti, mecenate che ha fatto tanto per Librino, quartiere di frontiera di Catania. Infatti queste bandiere sono state posizionate lungo l'asse dei servizi. Una delle ragazze che ha partecipato al progetto è Finocchiaro Giulia, dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Santa Venerina. Avete realizzato una bandiera ispirandovi a quale articolo? Allora, noi ci siamo ispirati all'articolo 9, che è l'articolo che parla della cultura, perché secondo noi la cultura è molto importante, anche se purtroppo nell'ultimo periodo è stata sottovalutata. Giulia è della scuola? Campanella Sturzo, Classe? seconda C. Abbiamo scelto innanzitutto quasi tutti gli articoli della Costituzione, rappresentando le cose più importanti, come l'uguaglianza e il diritto al lavoro. Sulle nostre bandiere rappresentando come un segno di bilancia per l'uguaglianza e un segno di lavoro con le persone che lavorano. Nancy Ferlito, tu sei di Librino, vivi a Librino. Cosa rappresenta per te questo progetto realizzato nel tuo quartiere? Allora, credo che questo progetto realizzato nel mio quartiere sia un punto d'orgoglio per me, perché molte volte si parla di questa zona e ci si basa molto più sui lati negativi. Allora, questa è l'opera Acqua, Aria, Terra e Antonio Fuoco, Presti, il ispirata alla mecenate Grande che ha Madre, fatto la Grande tanto Madre, per l'Italia, Librino, l'Italia, quartiere di frontiera di Catania, è l'Europa, tornato qui davanti alla Porta della Bellezza insieme ai ragazzi, agli studenti di 50 scuole di Catania. E mentre Antonio Presti sta spiegando, noi lo interrompiamo. Buongiorno, un altro progetto, un'altra iniziativa per Librino. Sì, grandi sacrifici, rispetto per questo quartiere, per le migliaia di persone che abitano, per i bambini, per le mamme, e un rispetto per tutte le scuole della città di Catania. Oggi abbiamo condiviso con 50 scuole questo momento di bellezza, la bellezza della Costituzione. Questa installazione delle 500 bandiere sull'asse dei servizi saranno una grande accoglienza di legalità, di rispetto. Noi abbiamo il dovere come adulti di restituire senso e valore ai ragazzi. Maria Pia Fiumara è una insegnante dell'Istituto Tecnico per Geometri Colaianni di Riposto. Come hanno partecipato? C'è stata una partecipazione attiva da parte degli studenti? Sì, c'è stata una partecipazione massiccia ed entusiasta perché praticamente gli studenti hanno avuto modo di rendere attuativo attraverso il disegno, attraverso la pittura, attraverso anche gli slogan, tutto ciò che normalmente studiano teoricamente in classe, con una cadenza e una ritualità che molto spesso a loro non fa piacere, registro, interrogazione, eccetera. Marisa Cagnino, magistrato, dunque anche l'arte può servire come stimolo per la legalità? Soprattutto perché il tema di questo incontro è la bellezza della Costituzione, quindi non è solo un fatto estetico, ma è un fatto che diventa vita, cioè la bellezza noi non la troviamo soltanto in un'opera d'arte, ma la troviamo anche in quelli che sono i principi fondamentali del nostro Stato, principi che noi se conosciamo, amiamo, più la conosceremo e più impareremo ad amarla e quindi a tenerla tranquilla e serena, al riparo da ogni possibile modifica che possa inquinare la struttura fondamentale, l'impianto della nostra democrazia, che è nelle parole della Costituzione.